Bruno, ti chiedo di stare un pochino più distante dal computer, così la tua faccia è proprio al centro. Perfetto. Sì. È perfetto. Scusami, ma no, non voglio dover rifare. No, ma fai bene, io ho scoperto un sacco di effetti strani su Skype, quindi questa cosa mi diverte tantissimo. Dal computer, perché dal telefono no. Cioè, tipo, io posso metterli sottotitoli? Posso metterli sottotitoli? O no? Mettili, tanto io non li dovrei vedere, credo. No, tu vedi i miei. Io vedo i Io tuoi. vedo i tuoi e tu vedi i miei. No, ma è meraviglioso! L'ho scoperto ieri. Vabbè, Cos'è? però se vuoi li togliamo. Li vedi? Vabbè, ciao Ale. Ciao. Come andiamo? Io vorrei che mi riraccontassi tutto. Tutto. Ma è Sì, successo un sacco di altro nel mondo. da capo devi raccontare, Da cioè capo, allora. come sei finita nel paesino, quello che facevi nel paesino, dove stavi, e poi il viaggio. Assolutamente voglio sapere che cosa è successo, che tipo di umanità hai incontrato durante il viaggio che hai fatto. Però facciamo un piccolo passo indietro, perché io ti devo anche un po' introdurre. Ah, Eh ok. sì, eh sì. Perfetto, cominciamo tutto. Vai. Come se non ci Mi fossimo mai viste. preparo per il volume. Vai. Gli occhiali, ok. Ciao, come mare abbiamo pensato che, visto che non mare è chiuso e non possiamo più organizzare degli appuntamenti, dei ritrovi, dei momenti nei quali ci vediamo a mare, ci vediamo e ci sentiamo in un altro modo. E io so, perché io e te ci siamo già sentite, che tu hai una storia molto, molto lunga e molto interessante da raccontarci, molto particolare, che non è una cosa che è successa a tutti. Tutti quanti noi ci siamo chiusi a casa propria e lì è finita, siamo ancora qui. Ma beati voi, avete fatto bene, beati voi. Non abbiamo fatto nient'altro, mentre tu hai una storia molto importante, secondo me, da raccontare. E visto che sei una drammaturga, visto che raccontare storie è la tua fantasia, è il tuo motore di vita, mi farebbe tanto piacere che tu ci raccontassi tutto quanto. Allora, tutto è molto divertente adesso raccontarlo perché lo so perfettamente, perché l'ho raccontato 100.000 volte alla polizia giovedì scorso, in tutti i fili per segno preciso. Io, ahimè, il 7 marzo, quindi prima ancora che tutto scoppiasse nel mondo, e quindi che ancora era solo Codogno la zona rossa, ho pensato bene di approfittare del fatto tipo di avere 2 giorni più o meno liberi e di assecondare dei miei compagni di università, che io non vedo mai, a dire vabbè, andiamo a casa di questo ragazzo al mare. Ora io dico il mare, qualunque mare mi va bene in questo momento, essendo che non torno a Catania da un sacco di tempo. Quindi andiamo in Toscana, in questo tale paesino che si chiama Poveromo. Che è in mezzo, in provincia di Massa, nel comune di Massa, perché poi ho scoperto che Massa in realtà è un comune, perché poi la provincia è Massa Carrara, c'è questo piccolo paesino minuscolo che si chiama Poveromo, che è in mezzo alle pinete, bellissimo, un posto stupendo, e dopo 20 minuti vai al mare. Ora, il fatto che appena arrivo, lo stesso giorno, la sera, succede che l'Italia diventa zona rossa. Quindi cominciamo a ragionare se tornare a Milano e capire come gestire. Poi domenica però il presidente della Toscana mette un'ordinanza dicendo che tutti coloro che venivano dalle zone rosse dovevano restare in autoisolamento oppure tornare subito nelle città di residenza. Il punto è che io non avevo nessuna intenzione di tornare nella città di residenza, che per me è Catania. Per cui dico, non ci vado in Sicilia se non so nemmeno se ce l'ho veramente sto virus. Quindi dico, no, mi faccio l'autoisolamento qua. Anche perché il mio amico, cioè mentre noi eravamo in macchina, siamo partiti in tre, perché lui c'ha la sua fidanzata era là, insomma comunque eravamo in tre, con 2 macchine. Io ero in macchina con questo mio amico che abbiamo perso la targa nel tragitto. E tu dici, vabbè,
cosa vuoi che sia divertente, ok, poi la disegniamo. Chiamiamo subito la madre, che è la proprietaria della macchina, che denuncia la targa, ma sbaglia perché anziché dire W metterà V, quindi la targa di fatto non vale. Ma noi questa storia della denuncia della targa sbagliata la scopriamo nelle settimane successive. Cosa sai? Comunque diciamo, non abbiamo ancora targa, stiamo dove siamo. E restiamo a Poveromo. Tale Poveromo, in questa casina tutta bianca perché è stata appena ridipinta, di 50 metri quadri. Quindi dove io, di fatto, non so perché ho deciso di restarci, perché io lì avevo il computer e un libro, che sono 100 anni di solitudine di Marquez. Dico, ok, che culo, meno male, almeno quello. Solo che quello mi dura fino a un certo punto. Questa casa molto carina per le vacanze, io dormivo in una, ho dormito per terra per qualche settimana, no, però in 10 giorni sì, perché non c'era, cioè non è organizzata, cioè però è una super casa al mare perché c'era anche il forno, cioè la lavastoviglie, no, ma c'era il forno, è una micro televisione che un po' prendeva, un po' non prendeva. E, quindi vabbè, io dormo in questa stanza soppalcata con un oblò che dà sulla finestra, sul muro, che ha quel muro a sua volta dà su una micro finestra che è la finestrina del palazzo, del condominio, per cui comunque un po' di aria da qualche parte la percepivamo. Però c'erano altre due finestre che davano sul tetto, quindi eventualmente si stava sul tetto. Bellissimo, quindi prima settimana stupenda. Succedono tante cose perché in qualche modo tu fermami, perché io posso andare alla ruota libera. Vai, vai, ma è bellissimo così. E diventa tutto abbastanza surreale perché nel frattempo dico, ok, sicuramente io 15 giorni devo restare in autoquarantena. Il punto è che entrambi dovevamo restare lì perché alla fine poi siamo rimasti solo io e lui. Lui molto credente, permessa, no? Perché io studio filosofia, ma studio alla cattolica, per cui i miei unici 4-2 amici che ho sono gente che è veramente molto credente, al punto che va bene, fidiamoci anche di tutto questo, e quindi si comincia a pregare più o meno sempre, cioè su Skype lui sentiva il suo gruppo di preghiera, io ogni tanto cercavo di gestirmi con la mia analista, però c'era questa dimensione di analisi e di spiritualità costante, quindi c'era il rosario, c'era il Papa, ogni mattina alle 7 la messa, che comunque tuttora esiste, quindi su tutti i V2000 esiste, e quindi c'era questa dimensione un po' surreale. Tu hai scoperto un po' la tua spiritualità? Beh, io l'ho ridimensionata molto, cioè è ritornata molto forte, non credo per la Chiesa Cattolica, però per il contesto in cui mi trovavo e quindi per poi tutto quel mondo che stava ruotando attorno, a un certo punto veramente ti senti un piccolo metto inutile che non sei onnipotente, per cui io, per me resta valido il fatto che siamo esseri umani e quindi inevitabilmente, cioè è pazzesco come quando il Papa prega e c'è tutto il mondo che sta guardando quella cosa lì, significa che da qualche parte tutti quanti abbiamo, cioè c'è quello spiraglio di dimensione altra dell'essere umano che è fondamentale. Io mi scassavo alle risate perché nel frattempo c'avevo quello che faceva il rosario in latino, per cui dico o divento adesso una suora o non lo diventerò mai più, quindi accogliendo totalmente questo latino che invadeva questi 50 metri quadri. Quindi viviamo così qualche giorno finché a un certo punto salta il forno e io che passavo la maggior parte del mio tempo a cucinare con una spesa che ci aveva fatto la vicina di casa, perché ovviamente noi non potevamo uscire, soprattutto perché avevamo la macchina senza la targa, perché la farmacia più vicina era a 4 km a piedi, il supermercato era a Massa, cioè non è che a Poveromo, è una località dove neanche Vida Loca, però comunque d'estate è un po' più attiva, cioè ci sono i baretti, quelle cose lì. In pieno marzo col coronavirus non c'è un'anima, quindi non c'è possibilità proprio. Quindi sta vicina di casa, le prime 2 settimane ci ha fatto una spesa senza l'alcol, perché lei c'ha 70 anni, gioia mia, quindi non ci comprava l'alcol. Per cui dico, ma io come faccio? Una volta però ci ha portato una Moretti ed è stata la gioia più grande della mia vita, penso. Detto questo,
Niente, stiamo lì 2 settimane, poi dicendo Edo, guarda, io voglio tornare a Catania, cioè se io sto bene torno a Catania o torno a Milano, comunque torniamo da qualche parte perché io qua non ci posso stare più. E lui mi fa no, ma io mi diverto, mi faccio, mi piace, quindi no, io non voglio tornare. Ho detto no, ok, io mi organizzo per capire allora come tornare a Catania. È il 22 marzo, che era il giorno in cui finiva la quarantena, esce il decreto di bloccare i comuni, per cui io rimango bloccata a Poveromo. Al che entro un po' nel panico perché dico: ehi, aspetta, quanto dura questo blocco dei comuni? Quindi cominciamo a cercare dei voli, e ne compro, presa dalla gioia del tornare in Sicilia, li compro tutti quelli che erano possibili di tornare. Quindi in realtà alla fine io avevo 4 voli per tornare a Catania in 4 giorni diversi, ma tanto tutti quanti me li hanno cancellati lentamente col passare dei giorni, tutti erano cancellati tranne questo fatidico 2 aprile, dove io ci arrivo quasi semi distrutta. Noi quando ci siamo sentite era ancora una dimensione un po' più allegra, perché ancora ero un po' rassegnato, ho vissuto l'ultima settimana in cui ho detto tanto io non partirò mai. Quindi mi rassegno questa cosa. Perché si rompe il forno, non abbiamo più l'acqua calda a un certo punto per 3 giorni, quindi ci laviamo con la pentola d'acqua bollita. E io mi sentivo in questa cosa un po' troppo. A un certo punto è diventato un po' troppo tutto, perché tu dici, cioè fare la torta di mele in padella alle 2 del mattino, devastati dal freddo della situazione, ti dici no, dai, va bene così. Comunque, alla fine. Praticamente un ritiro spirituale medievale, cioè senza calda, senza forno, senza poter vedere nessuno, senza poter andare ad acquistare le cose se non a chilometri di distanza, con latino, la religione, eccetera. Sei tornata indietro nel tempo. Ah, sì, no, ma un sacco, anche perché poi ti svegliavi con i galli, cioè c'era tutta questa cosa dei galli, dormi per terra, tutto bianco, tutto, e a un certo punto o entri dentro questo flusso, c'era poco internet, cioè non prendeva benissimo, per cui prendeva un pochino, però se volevo vedere una serie di 20 minuti ci mettevo 45 solo a caricarla, per cui tu dici a un certo punto faccio altro, no? Quindi vabbè, in realtà una situazione straordinaria, sì, fuori totalmente da qualunque ordinario. Mi sale la febbre a un certo punto, il nostro termometro non funzionava perché appena io lo tiravo fuori scendeva e andava a 34, e quindi pensiamo forse alla temperatura della casa, che giusto giusto c'è un pochino freschino, per cui chiediamo sempre alla povera vicina di darci questo tazzo di termometro, quindi io scopro di avere 37 2 giorni prima della partenza. E tu dici no, cioè, non puoi avere 37 giorni prima della partenza, quindi un po' di panico generale. Il giorno prima però di partire non avevo niente, per cui mi organizzo, faccio tantissime autocertificazioni, cose eccetera, tutte scritte a mano perché figurati che cosa, in fogli già usati, tutto scritto lì, dove io scopro che chi non ha l'abitazione nel suo comune può rientrare nella sua città di residenza o nel suo domicilio. Quindi nel decreto, allo stato attuale, finché non cambiano, chi non ha abitazione nel luogo in cui si trova è uno stato di necessità. Il punto è che è l'unico, questo stato di necessità non è molto chiaro, cioè è semplicemente detto stato di necessità se non hai un'abitazione, il che è ovviamente soggetto a una serie di interpretazioni da parte di tutti i poliziotti del mondo, per cui tu dici boh. Io sento il questore di Catania, tramite grazie a Dio sono siciliana e quindi da buona siciliana c'hai gli amici degli amici degli amici che conoscono gli altri amici, che alla fine insomma io riesco a parlare col capo della polizia dell'aeroporto di Catania, il quale mi dice: il tuo è uno stato di necessità. Quindi io serenissima tra virgolette, però dico: non mi invento che ho il certificato della depressione, non sta morendo nessuno, non ho un lavoro in Sicilia, ho semplicemente che non ho una casa. Quindi dico ok, parto. Quindi il 2 mattina
partiamo alle 6 del mattino perché lui mi doveva lasciare da Poveromo alla stazione di Massa, ma se ci incontrava qualcuno senza la targa, con lui che non aveva una giustificazione, non era il caso. Quindi io vado a Massa e lì non ci sono treni per Pisa. Io arrivo alle 7 e non c'è niente, fino alle 11 più o meno che compare questo treno, quindi io dalle 7 alle 11 sto alla stazione di Massa, ma c'era il sole, quindi tutto ancora era un po' gestibile, non ero così del tutto esaurita. Alle 11 arriva questo treno, arrivo a Pisa, poi alla stazione di Pisa mi fermano dicendomi guarda che in più io non vedevo una città col coronavirus da ma, cioè io non avevo più idea di cosa significasse stare nella città. E i poliziotti mi fermano lì dicendomi che il mio stato di necessità non è uno stato di necessità. Dico, scusami, esattamente, secondo te uno che sta a Poveromo, che cazzo deve fare che non c'è manco la casa? Cioè, hai presente cos'è Poveromo, no? E quindi, insomma, loro alla fine, dopo mezz'ora di discussione, mi dicono, vabbè, veditela con quelli dell'aeroporto, tanto tu treni non ne devi prendere più, però se quelli ti rispediscono indietro, treni non ne puoi prendere. Io, vabbè, cioè, che problema c'è? Poi io ero serenissima. Serena, tanto dormo per terra a Poi ero Pisa. serena perché il primo blocco di fatto l'avevo passato, non so come, ma l'avevo passato. Gli chiedo, scusate, come si arriva all'aeroporto? Il Dio buono volle che almeno l'aeroporto di Pisa, che è un buco del culo, è in città. Perché non c'erano taxi, non c'erano autobus, non c'era un cazzo. Quindi dico, è a 7 km dalla stazione, vabbè, vado, cioè dove vado? Ci vado a piedi. In più dico, vabbè, meno male che non c'era un'autostrada, cioè non c'è un'autostrada, è una strada più o meno cittadina, ma meno male perché io tranquillamente mi sono andata in cioè dove vai se devi andare in aeroporto. Quindi Sembra vado che in aeroporto. l'autostrada ci fosse della gente, cioè anche lì era deserta, immagino. Certo, ma poi senza offesa, io non mi interessa chiunque sia toscano, io li odio tutti i toscani, cioè per me è la regione più sbagliata dell'Italia, Toscana, perché sono troppo cattivi, sono proprio strani, sono strani. Quindi cioè, tu mi vedi, non c'ho una faccia da delinquente, quindi gioia mia, se ti sto chiedendo dove cazzo è l'aeroporto, ci sarà un motivo? No. Arrivo all'aeroporto, l'unico volo che c'è all'aeroporto è Pisa-Roma. Ci sono 20 poliziotti, tutti messi lì all'ingresso, una ventina, non so se erano 20, quindi ognuno arrivava in identità. Io arrivo lì e dico: guardate, io sono, vengo da Poveromo, tutta una serie di cose, tutta la storia. La prima domanda, quindi con grande fervore, questi poliziotti che lì capisco che siete incazzati, però. Io capisco anche che dovete cercare di mettervi nei panni delle persone, ma tu hai sbagliato perché non dovevi andare a Poveromo. Ho detto come non dovevo andare a Poveromo? No, tu dovevi tornartene in Sicilia prima oppure restare direttamente a Milano perché la situazione dovevi prevedere che era molto grave. Io ho detto scusami, no, ma perché poi io, cioè, io non mi incazzo mai, capito? E non mi incazzo proprio e sono anche scema. Quindi per me, ho capito, ma non l'ha previsto manco il presidente di nessuno, tutti i presidenti, nessuno, pre no, cosa che, ho detto qualcosa comunque tra la Repubblica o il Consiglio dei Ministri, qualcuno del genere, non l'avessi mai detto perché fa no, perché io adesso posso mettere a verbale tutto quello che dice, tu lo sai che qualunque cosa tu dici che non è vera è reato, cioè tu adesso stai compiendo un reato, io potrei farti anche una multa, ho detto, ma io non sto compiendo nessun reato, cioè come facevo io a prevederlo che c'era il panico poi? No, vabbè, ho capito, però hai sbagliato. Comunque, appena sei arrivata, dovevi farti l'autoisolamento in Sicilia. Ho detto no, perché in Sicilia, se io scendo e ho il virus e non lo so, è un disastro, considerando che qua la gente è come se tutto, non è successo niente in Sicilia in questo momento. Per cui è un attimo. Se per non parlare degli ospedali, per non parlare di niente, cioè non è possibile che tu te ne scendi. Ho capito, però sai quanta gente è scesa? A maggior ragione, dice Gioia mia, non nessuno doveva scendere. Cioè, hanno sbagliato tutti. Io li capisco che è bello tornare a casa della mamma, ma non si può scendere. Cioè, al sud muori se arriva il coronavirus, punto. Quindi cercavo di spiegargli questa cosa e lui mi fa, sì, ho capito, però tu hai un'abitazione comunque, sei stata a Poveromo da sto tuo amico.
La faccio breve perché è infinita. Cominciamo, lui mi fa questi grandi interrogatori in cui alla fine a un certo punto mi dice che non, il mio non era uno stato di necessità urgente, perché comunque il mio amico non era andato via e quindi io avevo una casa lì di fatto. Anche dicendogli, guarda che lui a un certo punto se ne va, io non è che posso aspettare, se lui se ne va domani non posso comprare il biglietto domani, considerando che ce ne sono solo due voli per la Sicilia. Quindi vabbè, comunque si crea un po' di panico finché lui decide di negarmi l'imbarco. Al che richiamo l'amico dell'amico di tutti gli amici per cui risentire il tipo di Catania e quindi gli dico, scusami, ma tu perché mi hai detto che io potevo se poi questo mi dice che non può? Quindi lui che fa? Chiama gli altri amici degli altri amici fino ad arrivare al capo della polizia dell'aeroporto di Pisa e dopo una quantità di passaparola infinita, in cui il mio amico a un certo punto è costretto a dichiarare di essere, avermi buttato fuori di casa, quindi mandando una mail a questo capo della polizia dicendo io non voglio ospitare più Bruna Bonanno perché, perché per convivenze forzate, boh, cose strane. A quel punto i poliziotti pensano che io sia vittima di qualche violenza e quindi io che debba denunciarlo, per cui tu devi cominciare, mi cominciano a fare un sacco di domande in cui io ero quasi ormai totalmente nel panico perché tu dici scusami, cioè, non devo denunciare nessuno. Un mio amico, semplicemente lui mi ha chiuso le porte perché giustamente a una certa, cioè, uno dice l'ospite fino a un certo punto, se state un mese insieme ce la possiamo andare. Quindi tante domande nello stanzino con i poliziotti, con le cose, finché a un certo punto mi fanno passare, a 10 minuti dall'imbarco mi fanno passare e davanti a me, questo lo vorrei raccontare perché c'è un disastro, secondo me, che sta succedendo, perché la gente sta veramente andando nel panico. E quindi c'era questa ragazza che era accompagnata da quest'altro, questo sorta di suo fidanzato, che vengono fermati dalla polizia e lei parla con un poliziotto, lui ne parla con un altro. In realtà la storia è, no, lei dobbiamo partire, cioè lei deve partire perché sua madre, dice lei, mia mamma sta morendo. Il fidanzato dice no. Sua mamma è morta. Il terzo poliziotto dice: scusate, qual è la verità? Il fidanzato dice: no, beh, perché sua mamma è morta, ma ancora lei non lo sa. Al che lei lo guarda e tu vedi questa situazione lentissima in cui alla mia percezione è stata molto palese, conoscendo i miei polli della Sicilia, dico, è molto palese questa storia, è un po' inventata. Quindi lei a un certo punto fa: sì, no, beh, è morta e scoppia a piangere. Ok, i poliziotti ti fanno passare. E quindi tu dici, fino a dove dobbiamo arrivare per poter tornare a casa a un certo punto, no? Cioè, perché c'è bisogno proprio che tu non dica neanche più la verità perché va al di là e arrivi alla morte di tua mamma. Anche perché poi sull'aereo quella era fresca, per cui tu dici, scusa, ma dove siamo? Cioè, dove siamo? L'aereo Pisa-Roma, poi crudo, ci sono 6 persone con le mascherine. Arrivo a Roma, si ripresenta a me la stessa identica situazione di Pisa, per cui però io ormai sono a Roma, è impossibile ritornare a Pomerolo. Ma arrivo a Roma, arrivo al gate, e praticamente è come se fosse esattamente un volo di linea. Cioè c'era il mondo intero. L'aereo era pieno, non c'era nessuno che rispettava niente, cioè tutti solo semplicemente con le mascherine, ma distanza di sicurezza pari a zero. Quindi sull'aereo, per caso noi non siamo saliti nell'autobus, cioè ci hanno direttamente collegato, e sull'aereo tutte le prime file erano occupate, cioè tutti e 3 i posti. E tu dici perché? Cioè, qual è il problema? Nel senso, quante cose ci stiamo inventando perché dobbiamo tornare a casa? Quanti di noi hanno realmente bisogno di tornare a casa? E soprattutto, gioia mia, non puoi fare 2 voli a settimana per Catania, perché è ovvio che poi la gente, anche che quelli che ne hanno bisogno, si prendono quell'unico e poi si crea il mondo. In più noi arriviamo a Catania con 50.000 cartelli che ho scritto ti misuriamo la temperatura, non c'è un'anima che ti misura la temperatura, per cui stamandere di persone entrano tranquillamente in Sicilia, ma gente che c'erano anche molti stranieri, cioè non eravamo tutti siciliani dentro l'aereo, per cui tu dici ma che cazzo vieni a fare in Sicilia, gioia mia, cioè che è un disastro.
Quindi alla fine tutta questa storia per dire che io comunque alla fine sono tornata a casa, cioè mi sono messa nel bagagliaio della macchina di mio papà e mi hanno confinata all'ultimo piano di casa mia, dove i miei genitori mi portano il cibo sulla scala, e così sarà per i prossimi 15 giorni, ma a me va bene perché io ho una stanza, è un letto, è un bagno e ho di nuovo il wifi, per esempio. Posso vedere la tua stanza? Eh? Posso vedere la tua stanza? No, ma è bellissimo, guarda, no, è tutto di là, guarda. Allora, tu considera tutto qua, io ho un piano. Devi togliermi la sfocatura dello sfondo. Ah, hai ragione. Ma era l'effetto pazzesco. no, vedi? Allora, io ho il terrazzino che è là, poi c'è là il divano, poi là c'è il bagno e là dentro c'è la camera. Non te lo posso staccare. Cioè, sono diventata una regina, capito? Perché io passo da quella dimensione in cui cucinavo, lavavo e facevo tutto in 50 metri quadri a che adesso ne ho 70 solo per me. E tu dici, ah, oddio, bentornati a casa. Fine, in tutto ciò ieri mi è venuta la febbre, però è più o meno agitazione pura, penso, a un certo punto sia totalmente lo stress, e stamattina mi hanno suonato i carabinieri per sapere, perché mi ero registrata, per sapere se Bruno Bonanno era in casa, io ho detto sì, fine. Viva la Sicilia, ragazzi, grandi. Poteva essere chiunque a rispondere sì. Sei chiunque, ma in casa sì, bene, grazie, grazie, e va bene. Quindi questo. Però ecco, se prima, cioè se quando ci siamo sentite noi la situazione per me era totalmente surreale, sì. E quindi molto personale, molto emotiva, in cui tu ti accorgi di alcune cose, poi tu stai nel mondo fuori e vedi che veramente è un disastro, cioè è un disastro. In Sicilia, come in Campania, come in Puglia, c'è una quantità di lavoro in nero, c'è la gente che vive della fiera, del vendere il pesce per strada, del vendere la frutta per strada, questa cosa non esiste più. Per cui tutto il mondo economico, cioè qui sono tutti fermi, e quindi è veramente molto grave, cioè a prescindere dalla... cioè la gente qua non lavorava già prima, adesso non lavora manco per sbaglio, e quindi tu dici cosa facciamo, cioè quanto dura. Però resta valido che è vero che poi a un certo punto nel tuo singolo dici io sto bene, le persone che amo stanno bene, cerchiamo di stare bene, basta. Questo è. Niente, Ale, ti devo dire questo. La mia esperienza povero uomo comunque si è conclusa per lo stato attuale, e va bene così, e va benissimo così, e basta. Va bene, allora, mettiti un pochino più indietro, che se no non ti vedo. Perfetto. E tu non mi vedi? Okay. No, ti vedo testa a metà, così. Questo. Ah, tu devi prendere tipo questi? Vuoi che faccio così? Sì, così è perfetto, vedi? La tua testa è al centro. Ah, la mia testa è al centro, ok. No, abbiamo usato un sacco di minuti, però secondo me era una storia che andava raccontata. Non so esattamente che cosa ne faremo in questo video, non ne ho idea. Secondo me. Ma che cosa ti devo dire? Secondo me era così importante raccontare tutta questa storia, e quindi non lo so, ti faccio giusto un paio di domande in più, ma molto semplici. Cioè, che cosa fai adesso che sei a casa? Come stanno i tuoi? Com'è la situazione lì con la tua famiglia? E poi se hai voglia di dirmi che cosa pensi che sarà. No, allora a casa è bello. Cioè, ed è bellissimo come non te ne... Io comunque i miei non li vedevo da Natale, siamo stati 2 giorni insieme a Natale. Quindi tu a un certo punto dici, oddio che bello. Cioè, manchi da casa da quando è finito il liceo,
e dici, minchia, una situazione del genere viene mia mamma e fa, io sono solo contenta che c'è questa quarantena perché in qualche modo almeno voi siete qua, non siamo tutti qua perché mia sorella è rimasta a Milano, però comincio ad apprezzare altre cose, quindi diventa stupendo dire, oh, c'è cioè mia mamma che sta invecchiando, c'è cioè mio papà che sta invecchiando e che però in qualche modo in questa situazione allucinante però li posso osservare, cosa che nella vita quotidiana mia non faccio più da un sacco di tempo. E quando sei piccolo non lo fai perché non lo fai. Per cui in questo momento qua è straordinario, stiamo tutti bene e mangiamo un sacco, va benissimo, cioè questo va benissimo. Cosa penso che sarà? Non lo so, spero vivamente che questa cosa, anche io quando sono ritornata qua, ti rimetti un attimo nella dimensione del fare le cose, quindi di organizzazione dell'università, dei libri, delle cose da scrivere, del mondo esterno che devi cercare di controllare. E questa cosa mi ha spaventato terribilmente, perché era proprio la dinamica che si era un po' rotta nella mia esperienza pover'uomo, e che qui è ritornata. Quindi dico, la mia preoccupazione unica è veramente che questo momento ce lo dimentichiamo a un certo punto. Invece credo che più ci proviamo a vivere, lo proviamo a vivere questo silenzio, questo fermo, più probabilmente cioè non sarà più un discorso di competizione, o meglio, mi piace pensarlo così, di arrampicamento sociale, di diventare ricchi e miliardari, e successo e famosi, e io contro di te costantemente. No, perché no? Cioè, no. E quindi ho per esempio tutti gli anziani, cioè il momento, l'anziano che torna con la sua potenza. Cioè, sto vedendo un sacco di cartoni giapponesi dove ci sono i protagonisti anziani, cioè, che hanno i controcoglioni come anziani. Noi non abbiamo un fottutissimo anziano se non il vecchio che sta morendo o la nonna di Cappuccetto Rosso che a un certo punto schiatta. E tu dici no, ragazzi, no, perché quelli un tempo erano la parte fondamentale della società, invece noi li abbiamo mandati un po' a fanculo. Probabilmente questa situazione un minimo ci. Io non lo so, lo spero, cioè da qualche parte di positivo ci porterà questa cosa. Anche perché se non la pensi così non esci più. Lo Speriamo so. davvero, speriamo davvero. C'è una luce.